Questa è Via del Paradiso, sì. Via del Paradiso ha un significato e lo scopriremo, è veramente un paradiso. Cari amici, mi raccomando, seguite questa trasmissione perché scopriremo un gioiello che molti, io eh, scommetterei, molti di sì. voi, ma noi stessi, noi stessi. ignoravamo Bravo. e invece avevamo un gioiello a portata di mano. Adesso Andiamo lo andremo a proprio a toccare con mano. Quindi oggi scopriremo insieme il paradiso degli Alberti. Andiamo! Andiamo. Eccoci quindi e in quello che possiamo definire l'ingresso di questo paradiso degli alberti. Qua alla mia sinistra Cinzia Berni che è una delle artefici di questa bellezza posso dire così? Sì, diciamo sono una delle responsabili del, della parte storica, monumentale di de questo complesso. Ecco, intanto questo è diventato un condominio, quindi è un ci condominio, troviamo all'interno di una struttura sì, privata. privata, è un condominio privato eh, dove abbiamo la fortuna di abitare ma che ha avuto un processo anche... Eh, di, eh, di restauro molto molto eh, particolare Io intanto eh, mi consenta di ringraziarvi perché praticamente ci state ospitando a casa vostra Volentieri, no, lo facciamo perché abbiamo iniziato questa collaborazione con il quartiere 3 nella figura sia del presidente Alfredo Esposito che nella presidente cultura eh, Liliana Fusi che mh, persone eh, che mh, hanno chiesto di poter usufruire di questo ambiente per eh, organizzare, organizzare eventi. eventi oppure anche solo per mostrare ai cittadini del quartiere quello che eh, c'era dietro bellezza, il cancello questo cancellino che è sempre stato molti, chiuso e che molti non, non conoscevano neanche, neanche esatto, l'esistenza esatto. inconsciamente erano eh, vicini ad un gioiello e non lo sapevano non lo avevano, anche lo perché fino agli anni 80-90 era un, purtroppo Messo molto male. Ecco, partiamo appunto, eh, eh, visto che lei ha un po' la memoria storica. Sì, un pochino di questo, posso. così di questa, <ride> di questa struttura. Partiamo appunto da, dagli anni bui, se così si possono chiamare. Sì, praticamente anni bui che nascono con eh, la fine dell'Ottocento, inizi del Novecento. Eh, questo era un complesso che eh, era stato semi-abbandonato, lasciato all'incuria, perché era abitato solo da delle famiglie di persone. Indigenti che ne avevano tratto beneficio per la loro, loro stessi e per la loro famiglia. Anzi, era un centro quasi di attività artigianale perché c'erano il carbonaio, il panificio, un vivaio, quindi era anche molto vivo da questo punto di vista operativo. Però la struttura era veramente fatiscente e decadente. un modo anche di vedere alcune, sì, anche perché non si presentava come telefono. la vediamo adesso. Perché era completamente eh, manipolata dagli, dagli dalle, gli edifici proprio che erano stati costruiti all'interno proprio del complesso stesso. Ecco, diciamo: intanto diamo una collocazione storica. Questo... È un complesso che ha avuto origine. Nel, alla fine del 300, del 300 eh. è stato fondato dalla famiglia Alberti, da Antonio eh, degli Alberti, famiglia una famiglia importantissima di Firenze, Firenze. Veniva da eh, Valdarno, da Catenaia, tant'è vero che il loro stemma è la catena, no? si ritrova. ma E che aveva in questa zona fino a Pian di Ripoli, ma no, oltre anche grassi, in le loro proprietà proprietà enormi e quindi eh, avevano mh, dietro questo muro che ancora ci, eh, ci present sì. si presenta una, una bellissima villa e Era il loro luogo di campagna dove eh, avevano queste feste e mh, riunioni um di umanisti, filosofi, eccetera, molto rinomati all'epoca. Quindi eh, fondare un monastero per eh, Antonio era un un, una forma di prestigio. E come mai un monastero? Però? Un monastero perché insomma all'epoca la famiglia degli Alberti era un banchiere, erano banchieri, erano, banchieri, erano dei commercianti. Come molti come periodo di Firenze bellico del mondo era dovuto proprio a questa loro attività. Il commercio del eh, denaro. Tanto è vero che tutta questa forma di denaro così imponente arrivava in città, poteva quindi ehm, essere reinvestita, essere reinvestita. E, però era una forma di prestigio molto importante, ma anche un modo per spiare la pena del, del, dell'attività, certo. che era quella dei banchieri, ma insomma usura. Certo. E quindi poter... Uh, investire il denaro della propria attività in una forma uh, di, um, sa, di, di, di edifici sacri che avessi, era, che era, un qualcosa, un a, qualcosa che a che fare col con, sacro, con, il, con, con, con il sacro era importantissimo: espiazione. Espiazione, espiazione di questa ricchezza certo. e tutti lo facevano certo. eh, perché le, le chiese di Firenze sono piene no? della cappella, eh, dei bardi, eh, cioè. Capponi, ce ne abbiamo tanti strozzi, certo. erano tutte famiglie che avevano come origine della loro ricchezza l'attività commerciale, beh, anche medici. Eh. Certo, cioè, se lei è d'accordo, spostiamoci, spostiamoci in un altro luogo e continuiamo il sì. discorso di, storico sul Perfetto. paradiso degli, degli alberti. Siamo come ho detto nel quartiere 3 e accanto a me il presidente del quartiere 3, Alfredo Esposito. Ehm, questa struttura è una struttura importante ed è importante anche eh, che sia all'interno del, del quartiere 3. Come eh, avete intenzione e come avete avuto intenzione anche di valorizzare questo eh, vostro pezzo pregiato? Sì, siamo in un pezzo di territorio del quartiere 3 molto importante per la sua storia eh, millenaria che porta con sé. Eh, noi ehm, come quartiere cerchiamo di valorizzare le identità del nostro territorio con iniziative culturali dedicate. Questo è uno spazio eh, privato, quindi abbiamo voluto attivare una collaborazione con la proprietà e ringrazio Cinzia Berni che è una delle rappresentanti che cura questo spazio e con cui in questi anni abbiamo sviluppato iniziative importanti di collaborazione con l'associazionismo del territorio, iniziative scelte per fare in modo che fossero compatibili con il luogo dove ci troviamo, da mostre di artisti sempre importanti del nostro territorio a eh, concerti di musica classica eh, e è un modo per far sì che la comunità possa conoscere le eccellenze del nostro territorio, che sono veramente molte che possa anche fruire e godere di queste, di queste bellezze assolutamente, fruire e godere la risposta è una risposta molto importante eh, le iniziative che abbiamo promosso sono sempre state, hanno raggiunto sempre il pieno delle presenze e quindi ehm, noi continueremo in questo senso e ringrazio eh, la trasmissione Passeggiate nella Storia per aver voluto cominciare con noi questo percorso che spero che si possa allargare anche ad altri importanti luoghi storici ehm, del nostro territorio che hanno un'identità molto forte. E infatti e che... di questo volevo parlare, insomma, il quartiere 3, il quartiere importante, il quartiere di, di Gavinana, del Galluzzo, racchiude però all'interno di, di sé anche luoghi non molto conosciuti ma eh, strepitosi, eccezionali. Esatto. Vogliamo fare menzione anche di questi. Esatto. Di, di no, di quei, certo, di noi eh, tra l'altro sì, li chiamiamo un po' i tesori nascosti del nostro territorio perché fuori dai circuiti diciamo più battuti del turismo nazionale ed internazionale. La Grotta del Ninfeo non ha niente da invidiare al Ninfeo che c'è nel giardino di Boboli, il secondo della città. Eh, che è mantenuto veramente in maniera molto attenta e molto bella, anche in questo caso dalla proprietà con cui abbiamo una collaborazione. Anche lì sviluppiamo iniziative culturali dedicate eh, con anche presentazioni di libri, eccetera. Poi la biblioteca di Villa Bandini, un altro luogo di cultura eh, molto frequentato dai ragazzi e dalle ragazze della nostra zona. Eh, abbiamo il Palazzo del Podestà per andare nella zona di, del, del, Galluzzo, del Galluzzo, che insieme alla Certosa del Galluzzo, che è la Certosa di Firenze, ma noi lì eh, la chiamano la Certosa del Galluzzo proprio perché è la forte identità che connota quel luogo aperta al territorio molto di più di prima nell'ultimo periodo e quindi tutti i beni... Cioè rischiamo eh, tra l'altro di essere anche chiusa definitivamente. Eh, diciamo che nel, che nel passaggio sì, esatto, che nel passaggio da un ordine monastico all'altro ci poteva essere anche questo rischio. L'impegno da parte nostra è stata quella di come dire, vigilare invece in modo che eh, l'operazione andasse a buon fine, cioè che un altro ordine monastico potesse prendere... Sicura di un bene così prezioso e devo dire che il risultato è stato eccezionale perché eh, è, ci stata è stata una scommessa ed è fruito quindi dalla popolazione e eh, frequentato sempre di più. Sono con Liliana Fusi, la presidente della commissione cultura di questo quartiere, che è una persona che si dedica eh, forse 24 ore al giorno alla promozione culturale delle cose belle che avete in questo quartiere. Sì, ehm, salve. Eh, quando Laura Batic mi ha proposto di, di, di cercare delle, dei luoghi storici del quartiere per la loro trasmissione passeggiata nella storia, storia e io ho pensato subito a uno dei quali, a questo paradiso degli alberti. Ecco, questa è stata la prima cosa che mi è venuta in mente perché... Eh, a me, per me eh, mi ha toccato particolarmente, specialmente da quando è stata restaurata la sala capitolare, che è da lì che è nata eh, questa collaborazione con il condominio qui del Paradiso degli Alberti, con Cinzia Berni che è sempre disponibile, è una persona carinissima e poi sa tante cose, è una storica per me, non sa solo del paese degli Alberti ma sa tante cose culturali. L'intenzione nostra del quartiere è proprio far conoscere questi luoghi un po' sconosciuti e quando sono entrati qui sono rimasti tutti veramente è un posto magico, specialmente se poi c'è della musica, è una cosa meravigliosa. Ora prossimamente visiteremo anche il Villa Bandini e la Grotta del Giovannozzi che è un altro gioiello di questo quartiere. Allora Cinzia, abbiamo appunto eh, parlato precedentemente della casa di questa importante famiglia, famiglia fiorentina degli alberti eccola qua questa era la loro casa ce esatto, l'abbiamo alle spalle alle spalle sì questo è il famoso palazzo degli alberti che eh, alla fine del 400 poi diventò anche eh, la, come possiamo dire, la parte riservata dei frati. Perché questo convento, fondato dalla, san, dalla, dalla famiglia del, di Antonio degli Alberti, a, eh, era dedicato a Santa Brigida. Eh, questa figura di Santa Brigida. Sì, questa Santa Chi B era Santa Brigida? Era una signora eh. svedese, eh, sposata, con otto figli che è rimasta vedova, decise di prendere i voti. Eh, ebbe queste visioni mistiche e secondo eh, questo suo sentire religioso incominciò a ehm, fare una, un, un pellegrinaggio cioè dalla Svezia, Svezia e, fino e con l'obiettivo lo, a Gerusalemme. Naturalmente scendendo lungo l'Europa si fermò anche in Italia e quindi a Firenze e a Roma. Qui tant'è vero che questo è il secondo eh, monastero dedicato a Santa Prigita in tutta Europa. Quindi era una, come posso dire, un grande onore eh, averlo dedicato a questa persona. Perché gli Alberti si eh, sdebitarono. Si sdebitarono fra perché il, questa, per quello che avevano fatto per quanto concerne sì, i loro affari, sì. costruendo questa, questo monastero in onore di, di, questa, di, di questo personaggio che aveva avuto una grande eh, ammirazione nelle famiglie fiorentine. Quando lei si fermò a Firenze fu accolta naturalmente dalle... Eh, dalle personalità più importanti dell'epoca a Firenze e quindi eh, suscitò l'ammirazione di molte di queste famiglie. Quindi, l'Alberti, pensando eh, a questa eh, figura, eh, si sentì molto onorato e Soprattutto anche eh, abbastanza originale, no? Cioè, e era quindi era una bella, pubblicità, era una bella pubblicità. Quindi di conseguenza eh, fondò eh, questo, mh, questo monastero che aveva una regola molto particolare, c'era eh, la parte maschile e la parte femminile. Quindi avevamo i frati e le suore, suddivisa, suddivisa so, no? una molto netta. con una divisione particolare, con un numero particolare di partecipanti, insomma, eh, la, la, il personaggio di Santa Brigida aveva le idee chiare, diciamo così, come è detto, è detto ordinare suori, il proprio, eh, il proprio i propri monasteri. Premettiamo che dove è nata questo, questo convento c'era una cappella una piccola cappellina che serviva alla famiglia degli Alberti qui alla villa accanto quindi era già un luogo religioso anzi addirittura c'era anche un piccolo camposanto qui davanti quindi eh, fu edificato intorno anche a questa cappella ampliarono, che fu, ampliarono diciamo, quello che era già un luogo religioso un giolo, sì, diciamo, una parte di questa proprietà che era dedicata al, al luogo religioso. E, mh, fu costruito quindi questo monastero era piuttosto grande perché aveva due chiostri, uno più piccolo, uno più grande, e quindi con la parte riservata ad ambedue le. La parte riservata agli uomini era quella della nostra. Allora spalle. la parte riservata agli uomini all'inizio era eh, nella parte, era questa parte, eh. perché gli uomini un, erano in numero più piccolo, quindi il chiostro era più piccolo, era... mentre la parte più grande era riservata alle suore che erano... In numero maggiore. Ecco, diciamo che il corpo eh, centrale importante era però messo male. Molto messo male, e era decadente. Era molto decadente. Sì, e sì. voi a, avete eh, studiato e messo in pratica un restauro che è durato sì. circa dieci anni. È durato tanti anni. Perché, eh, dunque, intanto il restauro è stato effettuato grazie all'opera dell'architetto Martini. Paolo Antonio che abita qui tra l'altro e che ha curato tutto il restauro insieme alla soprintendenza, perché via via che si effettuava il restauro si trovavano delle opere d'arte. Eh, e dopo le vedremo perché <ride> e sono. E quindi cosa succedeva? Blo venivano di... bloccati i lavori Stupendo. e così via, eh, quindi è stata veramente un'opera molto molto lunga, molto mh, dispendiosa nel te del tempo, ma insomma, anche Però il risultato per... finale sì, è, è esatto. fantastico. Questa finale ci accontentiamo. A sì, questo punto cioè, eh, insomma vi accontentate, <ride> vi accontentate di, di tanto direi. Sì. Io a questo punto sono curioso come lo saranno sicuramente anche i nostri telespettatori, direi di andare a vedere questo risultato finale e questa struttura tutta affrescata, sì. che è un qualcosa di magnifico. Lì troveremo. Diciamo è mia, il nostro è, paradiso. Mia, è è il nostro la paradiso, mia, la mia collega Laura, andiamo. Grazie. siamo in paradiso, in paradiso e non lo dico a caso, no, perché appunto questa è chiamata la cappella del paradiso, ovvero la sala capitolare del paradiso, proprio perché qui dietro a noi abbiamo il paradiso ovvero questo magnifico affresco che, eh, da cui prende il nome, la zona addirittura e eh, il complesso siamo stesso, in siamo in via del paradiso, che eh, è stata attribuita a Jacopo D'Accione, però non ho, insomma, è un'attribuzione, non è una certezza. E diciamo che questa è stata probabilmente la prima mh, affresco che è stato dipinto in questa, in questa cappella. Eh, raffigura appunto il paradiso con un centinaio circa di santi. Davvero è una cosa impressionante. Personante, sì. Purtroppo, come potete vedere... Eh, è stato. Intanto il carbonaio, il ha, carbonaio ha, colpito, ha colpito, eh. perché <ride> c'erano delle finestre, poi lì era soppalcato ed era stato fatto addirittura un contro muro. muro e anche un controsoffitto, perché poi da la parte fosse, può, può aver protetto il contro muro. Sì, probabilmente eh? sì, eh, sì, certamente. Però, da questo stesso punto stesso di vista tempo, sì, perché lui la, la materia con cui lavorava era un una, po' scurina, quindi se avesse appoggiato magari certo. il carbone al, al, al muro prezzi. forse sarebbe stato peggio. E comunque la cappella all'origine aveva le travi, poi è stata abbassata, e quindi anche il paradiso è stato diciamo, tagliato. tagliato e quindi vediamo solo quello che è rimasto della parte inferiore. Però quello che è rimasto è molto bello, ci sono delle figure splendide, sono, sono ritornate con dei colori meravigliosi. È, veramente... è stato fatto un bel restauro. Allora, il restauro, in primo, come primo atto, eh, dal, dalla, dal restauro diciamo, iniziale di tutto il complesso, è stato fermato, no? è stato eh, fatto un, picco, un restauro importante, però non così approfondito come è avvenuto successivamente, grazie all'istituto Spinelli che ne ha fatto un campo scuola e che per dieci anni ha lavorato al recupero di tutto sono affreschi, come potete vedere, post-giotteschi della scuola, del, cioè una parte del, della scuola del Gerini e poi dei collaboratori del Gerini. Quindi, quindi rappresenta un livello molto alto. È... Sì, era una bottega importante di Firenze e quindi naturalmente eh, gli Alberti non potevano rivolgersi a personaggi di livello basso, di livello basso insomma, insomma. Ecco. comunque anche Guardiamo le mode. Ma anche nel dettaglio questi allora, affreschi, sì? le storie che raccontano perché allora, i giotteschi erano famosi sì. per raccontare. Sì, no? diciamo questa è la storia della, della, vita, della passione di Cristo, e della vita di Cristo e naturalmente il tempo, la stratificazione ha fatto anche un'evoluzione pittorica e quindi noi sopra a dei dipinti mm. del. Del tre, insomma all'inizio 400 troviamo poi dei dipinti del 500 e del 600 perché naturalmente anche le suore che abitavano qui volevano, sì, sì. Uh, no, riattualizzavano, riattualizzavano a volte facendo delle cose più belle anche più interessanti a volte naturalmente danneggiando il precedente certo. come in questo caso proprio qui davanti a noi Possiamo vedere questa pietà che è stata eh, purtroppo ha penalizzato il bacio di Giuda, eccetera. Allora, di particolarità, questi affreschi hanno che eh, abbiamo una meravigliosa rappresentazione del, dei personaggi, eh, infatti, potete vedere l'espressività, ma anche dei panneggi. Del, dei movimenti eh, questo per esempio ecco questa parte qui se voi andate anche nella farmacia di santa maria novella sì, sì, se, sì, potete ritrovare qualcosa di questo tipo no dell'epoca perché c'è proprio una meravigliosa um, eh, una cura meravigliosa del sì, cura, cura del dettaglio ma soprattutto un, una finestra su, del, sul, sul del momento insomma certo. di quel periodo Basta guardare i cappelli, i capelli Lanterni, eh, sì, esatto, I, dettagli, i colori, i dettagli. I colori, sono, scarte, sono, insomma, estremamente, sono estremamente interessanti e soprattutto eh, ci danno una testimonianza dell'alta qualità dell'epoca, certo. eh, un, un livello altissimo. Quindi oggi voi qui fate riunioni di condominio. Sì, questa è la sala questo? del condominio. Noi bolla. la riserviamo alle nostre riunioni, però come è già stato accennato sia da Liliana che da Alfredo, la utilizziamo anche per, l'apriamo la sia per visite di associazioni, frequentissimamente, insomma, certamente è un luogo privato, dobbiamo sempre rispettare gli orari eh, di chi ci vive, insomma, però riusciamo in qualche modo a, a aprire e poi abbiamo fatto degli eventi molto interessanti, dei concerti. Naturalmente tutto deve essere adeguato alla bellezza del luogo, cioè certo, che non possiamo utilizzarla tutti, certo, per eh, ludi certo, che non rispettano l'ambiente. La, certo. Questo penso sia doveroso da parte sia di chi viene ma anche di chi eh, ci abita. Il pannello raffigura l'incredulità di San Tommaso. Infatti, vediamo Tommaso con un viso veramente meraviglioso, angelico, che tocca con le due dita il costato di Gesù. Eh, anche questo, come possiamo vedere, le proporzioni sono di stile giottesco. Eh, e... Ed è attribuita ad Ambrogio Di Baldesi, che era un collaboratore eh, del Gerini con Mariotto di Nardi. E, appunto anche qui dobbiamo pensare a quanto eh, è bello questa, questa fig queste figure, a quanto sono rappresentate bene, soprattutto nelle vesti e nei colori. E quello che fa veramente più effetto sono le espressioni. Espressioni dei discepoli, eh, di Gesù che eh, si accosta a Tommaso con grande sentimento, nei suoi occhi si traspare questa tenerezza proprio verso questo suo discepolo che si, eh, si avvicina incredulo. Qui invece vediamo riaffigurato la Pentecoste. Diciamo che è abbastanza raro a Firenze vederla dipinta nelle chiese e riprende un po' l'affresco di Santa Maria Novella di Giotto e della cappella degli Scrovegni, dove appunto si collocano gli Apostoli in una, in una divisione dello spazio: no? abbiamo una parte superiore con gli Apostoli e Maria e una parte inferiore dove vediamo i personaggi eh, che sono vicini alla porta e quindi stanno ascoltando quello che avviene all'interno. Quindi è una curiosità eh, pittorica anche piuttosto interessante da, da vedere ed anche da studiare diventa uno spazio particolare eh, di un... e anche questa è stata attribuita, se non erro, a un collaboratore, però anche qui sono tutte attribuzioni, non siamo, non siamo precisi, del, sempre di Niccolò Gerini. Questa parte dell'affresco, come si vede, purtroppo è piuttosto rovinata, il tempo naturalmente ha lasciato le sue tracce. Però è molto originale il fatto che è raffigurato il committente, ovvero Antonio degli Alberti, che nel giudizio universale, perché questa parte rappresenta il giudizio universale, viene preso per il polso dall'angelo giudicatore che naturalmente dove lo porterà? Lo porterà in paradiso, perché davanti a lui si apre l'affresco del paradiso, quindi diciamo è un'espiazione un con la, il premio finale della, della vita condotta da Antonio degli Alberti eh, nel migliore modo possibile. Questo è il paradiso che è stato eseguito, si pensa, una decina di anni precedente al ciclo pittorico che abbiamo visto fino adesso. Forse si tratta di, di Jacopo Dicione, artista sempre della bottega dell'Orcagna, che ha lavorato più volte con il Gerini, quindi era una collaborazione che si stringeva da tempo. Uh, si trovano anche delle affinità con il paradiso di Nardo di Scione nella cappella Strozzi in Santa Maria Novella, quindi un, mh, si possono un po' eh, vedere eh, delle eh, dell affinità. La bellezza di questo paradiso sono i volti, i volti delle sante e dei santi che vengono eh, raffigurati in maniera veramente eccelsa. Eh, ritroviamo i simboli di tanti martiri e di tanti santi e sante. Possiamo vedere Santa Rosaria, Santa eh, Maddalena con l'orla degli unguenti, poi abbiamo Santa Lucia, Sant'Agnese con l'agnello in mano, eh, Santa Caterina d'Alessandria con la ruota del martirio, eh, abbiamo in, in alto qui a destra San Miniato, Santa Chiara. Eh, però fra tutti questi manca Santa Brigida. Il perché è facilmente spiegabile in quanto eh, dal, da quanto si legge eh, nel, nella, nella storia e nei libri che sono giunti fino adesso, ehm, al centro eh, di questo, della cappella c'era un altare proprio qua con delle pale. Una di queste appunto raffigurava eh, Santa Brigida. Purtroppo non sappiamo dove adesso sia, si presuppone che sia eh, andata in, in, negli Stati Uniti, però fino adesso non ne abbiamo avuto, non, non abbiamo più tracce, ecco, non abbiamo più notizie. Siamo così arrivati in conclusione di questa puntata di Passeggiate nella Storia dal Paradiso. Dal Paradiso. Eh, dal paradiso. E, una cosa importante, io ho scoperto come mai si chiama Via del Paradiso, io francamente non sapevo, mi chiedevo ma Via del Paradiso come mai, ecco per, abbe, ades, a, adesso so, abbiamo scoperto oggi grazie a voi come mai questa zona si chiama e, e la via si chiama Via del Paradiso perché poi contrapposizione del paradiso c'è l'inferno. C'era Via dell'inferno, ecco. esatto, eh. l'attuale Via Marcellino ai tempi si chiamava Via dell'inferno perché c'era un fosso buio, scuro, dove era una, un po utilizzato un po' a discarica, una fogna cielo aperto, ma poi c'era veramente di tutto, eh? si trovava veramente di tutto e quindi era anteposta alla contrapposizione, via del, par la contrapposizione il paradiso via del paradiso e, dell e Via dell'inferno. Quindi eh, a questo punto Cinzia... Eh, Ringraziamo a voi. di averci ospitati a casa vostra, grazie. perché questa grazie. è casa vostra, vi faccio i miei complimenti, i complimenti anche di Laura grazie. e di tutte le passeggiate nella storia, perché effettivamente grazie. il è luogo bello. dove abitate è veramente bello, un paradiso. Un grazie anche a Liliana di averci dato la possibilità di eh, entrare e di conoscere queste, questi bei luoghi che molto spesso non sono conosciuti. E quindi Passeggiate nella Storia ha proprio lo scopo di, di far conoscere luoghi nascosti ma che riservano delle grosse e delle bellissime sorprese. Quindi grazie a Liliana, grazie a Laura Bati, la mia compagna di viaggio, e quindi eh, ai nostri telespettatori un ringraziamento per essere stati con noi e un invito ad una prossima puntata da Claudio Vitali e da tutti noi di Passeggiate nella Storia. Arrivederci a tutti.